A Bibiana, in provincia di Torino, c'è la cooperativa Il Frutto Permesso, dove si producono frutta, succhi e carne. Quello che rende diverso questo progetto è la cooperazione tra diversi soci per formare una filiera, o meglio, una biofiliera. La produzione di frutta e di carne si uniscono e con il progetto Aceti di frutta con carni miste, una biofiliera di frutta e di carni, la produzione diventa circolare. Tutto torna a essere ciò che già era stato. E così l'allevamento, oltre a produrre carni, produce letame, base per la fertilizzazione dei frutteti, che producono frutta, la quale, dopo molte trasformazioni, restituisce scarti organici che vengono compostati con il letame, da cui nasceranno fiori. Mi chiamo Martina Paolo, la mia azienda è un'azienda ortofrutticola, produce soprattutto frutta biologica, un'azienda bio, in più ho anche un'azienda agrituristica. Nel mio caso i finanziamenti sono stati la rete antigrandine su un meleto, l'impianto di irrigazione a goccia e lo spandiletame interfila. La mia azienda è assolutamente migliorata, le reti antigrandine si evince da sola che Prodecco ha raccolto in questi anni dove gli eventi atmosferici sono all'ordine del giorno, la rete antigrandine è indispensabile per salvare il reddito dell'agricoltore e la macchina spandiletame interfila ha ottimizzato il lavoro soprattutto nel periodo invernale quando c'è da concimare le piante. Le prospettive future speriamo che siano sempre migliori di quelle passate. Il trend del bio sembra crescere di ogni anno e noi abbiamo degli impianti nuovi, siamo giovani e quindi crediamo nel futuro.